c'è anche una stella tutta italiana alla Berlinale, la nostra Benedetta Porcaroli, presente nella sezione dedicata alle shooting star, gli attori emergenti di tutta Europa. Da 18 regali all'ombra del giorno, sino ad Amanda, ormai è lanciatissima e lei ha le idee molto chiare, come ci racconta. Ed è bellissimo, sono molto felice di questa cosa, di essere stata selezionata. È bellissimo essere qua, incontrare i miei colleghi da parti diverse dell'Europa. Sempre molto interessante. E che cosa vedi? Alla fine è diverso o il cinema è il cinema? Il cinema è il cinema, non c'è niente da fare. Più o meno cambiano le lingue, ma rimane sempre l'essenza, è quella. È cambiata nel tempo la percezione di questo lavoro? E la domanda è per te, fare l'attrice oggi, cos'è? Cosa vuol dire? È cambiata, sì, perché io ho cominciato per caso, quindi non sono una che ha studiato, la passione viene di conseguenza al lavoro, che è stata praticamente immediata, però di fatto non è che avevo proprio pensato di fare l'attrice. E quindi all'inizio, come spesso succede, ero anche abbastanza, avevo 15 anni, quindi mi sono proprio lanciata senza paura in effetti in questa cosa. Poi piano piano che andavo avanti mi sono resa conto insomma anche della complessità di questo cammino, che è una maratona, non sono i 100 metri, no? E quindi è cambiata la mia consapevolezza rispetto al fatto che amo quello che faccio, quanto ci tengo, quanto di me investo tutte le volte nei film. Ci investi? Sì, molto. Sì, cerco di scegliere delle cose che sono molto passionale, quindi insomma cerco di fare delle cose appunto che mi appassionano, che mi convincono, in cui credo molto. Mi avventuro, mi lancio, poi quello che succede non lo so. L'ultima volta abbiamo parlato un po' anche dei tuoi genitori che ti hanno molto incoraggiato nel lavoro, eccetera. Adesso ti senti grande, che cammini con le tue gambe, insomma, sembrerebbe, vedendo la tua carriera, però non ci sarebbe niente di strano, nel contrario. No, mi sento grande per tante cose e per altre invece mi sento ancora, vorrei camminare, cioè stare nel passeggino ovviamente, perché a volte ho bisogno proprio di mamma e di qualcuno che mi cucina. E cosa voglio? Guarda, mi auguro soltanto di poter fare, di poter continuare a fare delle cose che mi piacciono. Tu al cinema ci vai, che cosa ti piace? Io al cinema vado, sì, io adoro andare al cinema, mi piace tantissimo, vedo tutto. Tutto. Sì, sul cinema diciamo che è l'unico ambiente dove non faccio distinzioni di durata, di colori, di generi, mi piace proprio. Quindi non sei vittima delle serie, insomma? No. No, pur avendole interpretate. Ti direi che proprio invece è una cosa che faccio fatica. Qualcuna l'ho vista, mi piacciono molto, ci sono delle serie che mi hanno colpita tantissimo, si può dire che sono praticamente dei film, cioè a tutti gli effetti, anche superiori a volte, però di gusto personale io preferisco il film. Il talento che cos'è secondo te, e invece anche la popolarità, tu come la vedi? Il successo, diciamo, la popolarità è già il passato, no? Perché nel momento in cui arriva, la cosa molto difficile è mantenerla poi nel tempo, perché spesso può anche essere una fiammata che dura un attimo. Il talento è fondamentale, è un'attitudine, credo che sia proprio quell'X factor, no? È l'imponderabile, è una cosa che non si può definire, però che è una componente fondamentale, anche se solo il talento non credo che basti, perché poi serve anche l'amore.